a tutti, ho deciso che da buon maschio alfa farò i videodiari senza maglietta e niente, praticamente siamo ormai già sabato, sono passati 2 giorni dal primo live e sembra sempre boh, che passino in 2 minuti e niente, sono molto contento di come ho fatto la performance e ovviamente di essere passato, quindi ringrazio tutti voi che mi avete votato. Non sono rimasto ovviamente scioccato dai commenti, dalle critiche di Manuel, perché tanto sapevo già che ci sarebbero state e so già che ci saranno anche la prossima settimana, quindi alla fine ormai è diventata quasi un portafortuna, quindi va bene così. Le critiche di Fedez le rispetto perché secondo me anche se non le condivido, però comunque sono sempre fatti secondo me con un'intelligenza, cioè anche con rispetto, perché comunque so che tanto a lui non piaccio e sicuramente a lui non piace nemmeno le cose che faccio io, ma però è molto critico in maniera positiva, secondo me, e quasi anche costruttiva, quindi non posso dire niente, alla fine è normale che non piacciamo a tutti perché così, perché è la vita, cioè, quindi non è che uno può farsi una colpa o se me Agnelli boh, cerca sempre un po' di dire qualcosa per forza di negativo, però secondo me anche il discorso della pentatonica proprio cioè, è stato un discorso messo lì così, tanto per metterlo, perché potrei dirvi 800 chitarristi che suonano solo pentatonica e sono dei grandi, io non è che mi metto a confronto loro, però non c'entra niente. Io suono quello che mi viene nella testa e lo butto nelle mani. Questa settimana mi è stato assegnato un altro brano che è una bomba, che è Il mio nemico di Silvestri, e è veramente un gran pezzo. Non è semplice perché comunque anche questo pezzo, come quelli che ben pensano, ha un testo che è molto quasi virtuoso, non come quelli che ben pensano, però comunque è un testo forte e con tante parole, quindi. Però diciamo ieri ho cercato subito, mi sono fermato in sala prove dopo lezione e ho cercato subito di imparare la memoria, così almeno ero già avvantaggiato, cioè oggi so già il pezzo a memoria. E il trucchetto, ho capito qual è farsi video mentre lo canti e riascoltarsi, questo me l'ha detto Paola Folli, quindi Paola ti amo. E comunque sono contento, per adesso sono contento del percorso perché i pezzi che mi sono stati dati non mi stanno assolutamente snaturando. E penso che siano giusti per il percorso che poi andrò a fare, cioè per il mio percorso, perché io scrivo canzoni e quindi cantare canzoni di altri cantautori penso che sia la miglior cosa per me per fare cover, perché sto cantando dei pezzi che ho ascoltato, dei pezzi che hanno un significato, ma soprattutto sto cantando dei pezzi che avrei voluto scrivere io, quindi sono estremamente contento. E niente, io sto tenendo duro, sto cercando di non rispondere mai, ma non ho intenzione di rispondere mai a nessuna provocazione perché incasso, incasso, incasso e chi se ne frega, cioè, alla fine, ripeto, mi sembra quasi un portafortuna, tanto ormai, a differenza della prima, che sono stato un po' spiazzato perché mi aspettavo tutt'altra cosa, ho già capito come funziona un po' il gioco, quindi. E verrò criticato sempre dalle stesse persone, ma va bene così, tanto non ho mai avuto vita facile in questo senso, quindi non è di certo la prima volta e non mi fermo, insomma, non mi ci metto di certo a piangere, voglio dire, è uno stimolo in più per studiare meglio il pezzo durante la settimana, per provarlo meglio e per poi arrivare in puntata e cercare di fare una bella performance come ritengo di aver sempre fatto. Ah, io chiedo scusa perché so che quando ho esultato con Mara, perché ero passato, ho detto una frase un po' colorata, diciamo, con una parolaccia e chiedo scusa al pubblico, ma non pensavo ci fossero i microfoni aperti, quindi è stato uno sfogo di felicità e di gioia al momento in cui uno passa. Alla fine credo che nessuno si sia scandalizzato, però a prescindere chiedo scusa al pubblico e insomma a chi si
si è risentito nel sentire una parolaccia, non lo so. E le parolacce non si dicono, però vabbè, comunque sono contento. E niente, ora speriamo che anche questa volta vada bene. Io, il mio obiettivo è riuscire ad arrivare alla quinta, perché per me sarebbe troppo importante fare il mio inedito, perché voglio farlo tutto e so che è una bella canzone, insomma. L'obiettivo mio è quello, cioè far ascoltare le mie cose. E fino adesso sto cantando canzoni di altri solo per arrivare all'inedito, cioè questo è il mio obiettivo qua dentro, sinceramente. Cioè far ascoltare le mie canzoni, cioè la mia canzone, e poi fuori far ascoltare le mie canzoni. Non è cantare canzoni di quegli altri, però ovviamente così è il gioco e io sto giocando tranquillamente, mi sto mettendo in gioco e non ho nessuna intenzione di smettere di farlo. Quindi, niente. Ci vediamo giovedì e grazie a tutti ancora.